Adesso con un ospite in studio parliamo di un tema che investe non soltanto il mondo della salute, ma anche quello dei diritti e che si concretizzerà anche con un evento sportivo. La campagna si chiama Io non sono il mio tumore ed è tesa al sostegno del diritto all'oblio oncologico. Ne parliamo con il professor Giordano Beretta, che è il presidente della Fondazione Nazionale AIOM, anche primario dell'unità di oncologia dell'ospedale dell'ASL di Pescara. Intanto buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio a lei e a tutti quanti ci stanno Che seguendo. cos'è l'oblio oncologico? L'oblio oncologico è il riconoscimento del diritto di dichiararsi guarito per un paziente oncologico che abbia superato la propria malattia e che dopo 10 anni dal termine dei trattamenti non abbia avuto recidive. Questo perché noi sappiamo che un paziente in questa condizione ha lo stesso rischio di morte di una persona che non ha mai avuto il cancro. Purtroppo però quella che è la guarigione dal punto di vista sanitario non corrisponde spesso a una guarigione nei diritti, perché se uno va con una pregressa diagnosi di cancro a chiedere di fare un'assicurazione sulla vita o a chiedere un mutuo che spesso è legato anch'esso alle assicurazioni sulla vita, si sente proporre un prezzo aggiuntivo perché viene ritenuto un paziente a rischio, un soggetto a rischio. E così in realtà non è più già da tanto tempo. Il problema si pone soprattutto per quei soggetti che hanno avuto una patologia oncologica in età infantile o adolescenziale, che 10 anni dopo hanno 20, 25, 30 anni e devono costruire tutta la propria vita, devono chiedere un mutuo per avere la casa, devono chiedere un finanziamento per aprire un'attività, devono fare un'assicurazione per garantire un futuro ai propri figli e si trovano, pur essendo nelle stesse condizioni dei loro pari età, ad avere degli ostacoli maggiori. Quindi è un problema dal punto di vista del diritto di queste persone. Ma è anche una cosa in più, perché è un cambio di paradigma. Molto tempo fa si parlava sempre solo di male incurabile. Dire che si guariscono tutti i tumori sarebbe una bugia, ma dire che dal cancro si può guarire se lo si è trovato per tempo e lo si è curato nel momento in cui trovato per tempo era in condizione di essere curato, cambia radicalmente la visione della cosa e quindi può portare la gente a una maggiore aderenza a quelle che sono gli esami di screening, a quelle che sono le aderenze terapeutiche, cioè l'accettare i trattamenti convenzionali che hanno dimostrato una efficacia in quella particolare patologia. Il terzo aspetto che ci teniamo di considerare è che con la marcia noi portiamo la nostra richiesta di fare una firma in favore della richiesta di una legge per il diritto all'oblio sostanzialmente alla popolazione generale, a quelli che di questo tema non sanno nulla e che non immaginano neppure che questo problema possa esistere. E lo facciamo attraverso una camminata perché lo sport, l'attività sportiva è fondamentale. Dal punto di vista delle persone sane per ridurre il rischio di ammalarsi, dal punto di vista delle persone malate per ridurre il rischio di avere una recidiva della stessa malattia. Quindi mettiamo insieme la richiesta di adesione, la richiesta di raccolta firme per una legge che porti a una parità di diritti e la passeggiata attività fisica che porti un beneficio alla persona. Lei faceva riferimento ad una marcia, allora diamo le indicazioni ai nostri telespettatori. Sabato prossimo, 3 settembre, invece di fare la solita passeggiata nei vostri luoghi preferiti, dove trascorrere, ma sperando che sia bel tempo, un bel sabato di salute, cosa fare, dove recarsi e soprattutto che tipo di sostegno, questo l'abbiamo in parte già detto, dare alla causa dell'oblio oncologico, professore? Allora, ci troviamo il più possibile sabato 3 settembre a partire dalle ore 9 in piazza Salotto a Pescara. C'è un circuito di 2,5 km che chi vorrà potrà ripetere 2 volte, quindi arrivare a 5 km di camminata. Se qualcuno vorrà farla di corsa perché è particolarmente sportivo, è assolutamente bene accetto, ma tutti gli altri possono farla passeggiando attraverso le vie di Pescara, con un pezzo sul lungomare di Pescara, risalendo in piazza Salotto dalla nave di Cascella, quindi un anello da farsi una o due volte. Chiederà una mezz'oretta per chi fa 2,5 km, un'oretta di tempo per va più lentamente, un'oretta per chi decide di fare 5 km. E
fondamentalmente chiediamo a tutti coloro che partecipano di apporre poi la propria firma sui tablet in modo da raggiungere l'obiettivo che ci siamo posti delle 100.000 firme, siamo già a 75.400 quasi, per poter portare la nostra richiesta alle istituzioni. Certo, la caduta del governo, le nuove elezioni, l'attesa di un governo, il fatto che tutti i progetti di legge già preparati siano caduti nel dimenticatoio non ci aiuta. Ma siccome questo è un provvedimento che è a costo zero per la finanza pubblica, chiediamo che venga attuato il più rapidamente possibile nel corso della prossima legislatura.